La signora che vedete qui alle mie spalle, secondo i potenti mezzi della televisione, in realtà alla mia sinistra, è l'anima, una delle creatrici, mi pare c'è un'altra, poi deciderà chi, di un evento che ha ad agosto avrà l'edizione numero 3, che si chiama Raccontami di te, la tua storia in immagini e parole. È Deborah Di Rosa. Deborah, buonasera a lei e ci racconti perché ci dobbiamo raccontare di te? Buonasera a tutti, intanto è un piacere essere qua con voi. Io insieme a Salvo Garipoli sono l'ideatrice di questo progetto culturale Raccontami di te, che nasce da un'idea precisa, cioè quella di mettere insieme varie forme d'arte e poi vedere che cosa succede, raccogliendo ispirazioni e trasferendole a forme d'arte diverse. Quindi Raccontami di te in realtà è un'opportunità per le persone, scrittori non professionisti, che hanno voglia di raccontare qualcosa, una persona, un evento che... Scusi, attraverso un mezzo espressivo vario, può la essere... La scrittura in forma di racconto, ma c'è anche pittura? Di lettera, di poesia. Questo è il primo passaggio, raccontare attraverso le parole. Perfetto. Dopo siamo noi, come organizzazione, come Malia, a raccogliere queste storie e trasferirle e affidarle all'ispirazione di pittori professionisti. Ecco perché io vedo le immagini. Esatto. Ecco perché vedo. Bellissimo, quindi voi fate due fasi. C'è una fase iniziale di io che vengo e racconto, esatto, tramite un libro, dei versi, quello che è una mia sensazione, una mia storia, un mio stato d'animo, e poi voi affidate a pittori un compito difficile, che è quello di trasmettere quelle sensazioni, passare dalla scrittura a renderle, esatto, immediatamente visibili. Bellissimo. E mi dica un po', è in curiosità, colui che scrive, in che rapporto si pone rispetto a quello che vede? Allora, noi abbiamo raccolto le esperienze più varie, a partire dal nostro stupore in occasione della prima edizione rispetto al fatto che così tante persone, senza conoscerci in realtà, certo, ci avessero affidato queste storie così intime, così profonde, fino poi a vedere l'effetto finale dell'autore del racconto, che vede rappresentata la sua ispirazione in un quadro d'autore, perché poi sono tutti quadri assolutamente unici, che interpretano in qualche modo il sentimento, l'emozione che parte dal racconto. Quindi abbiamo raccolto commozione, abbiamo raccolto entusiasmo, in alcuni casi devo dire abbiamo anche cambiato un pochino la vita di chi ha raccontato la sua storia. Mi dico un po', qualcuno non ha gradito questa trasposizione? Devo dire onestamente di no, o magari non ce l'ha detto. Vabbè, vuol dire che i pittori sono riusciti a cogliere l'essenza di quello che loro volevano trasmettere. Sì, anche perché in occasione poi dell'evento inaugurale che ogni anno si svolge ad agosto a Donna Fugata, pittori e autori si incontrano, quindi hanno modo di confrontarsi personalmente. Si confrontano e non si scontrano, e questo vuol dire. Esatto. Allora, benissimo, la prossima edizione sarà, diciamo, ad agosto, quando? L'edizione numero 3 di Raccontami di te sarà presentata al pubblico, perché presentiamo il libro e apriamo la mostra che raccoglie racconti e quadri al castello, il 13 agosto al tramonto al castello di Donna Quindi Fugata. Quindi una location suggestiva in un momento, sì, particolarmente affascinante della giornata. Come le è venuta questa idea? Anzi, come vi è venuto, visto che lei è metà, la mezza mela? Questa domanda ce l'hanno fatta, devo dire, più volte. Beh, normale. In questi anni, però io non posso rispondere, perché in realtà il momento, l'occasione che ha creato l'idea è una cosa che teniamo per noi, io e Salvo, quindi non la diciamo, ma quello che posso dire però è che... Però c'è stato un momento in cui avete deciso di passare dalla fase dell'intuizione alla fase della realizzazione. È stato un attimo, cioè nel corso di un pomeriggio è nata l'idea e l'idea ha preso corpo, anche perché, non so per quale ragione, forse quando le cose devono accadere, accadono. Tutto è andato per il verso giusto, quindi quando abbiamo contattato gli artisti abbiamo subito ricevuto risposte positive, quando abbiamo coinvolto sostenitori, sponsor, le istituzioni, il comune di Ragusa, tutti sono stati hanno positivi. Apprezzato l'iniziativa e sì, si sono dati da fare per supportarla.
Benissimo, a questo punto però le domande continuano e la domanda è questa qui. Vista quest'idea, secondo lei la percentuale di persone che sentono questo bisogno di raccontarsi in questi 3 anni, due, ma siamo 3 perché evidentemente avrete già cominciato ad esaminare quello che sarà la terza, la vista cresce e diminuire e soprattutto la vista cambiare in quello che raccontano? Sì, abbiamo avuto noi da subito una importante partecipazione, però in questi 3 anni la partecipazione si è estesa, devo dire, a tutto il territorio nazionale, si è ampliata anche la fascia d'età delle persone che scrivono e anche il contenuto dei racconti è diventato man mano più profondo e andando a toccare anche in realtà dei temi che insomma non lasciano il lettore indifferente. Ma secondo lei è diventato anche più intimo e personale? Assolutamente sì, anche perché scrivere comunque, anche se tu non sei uno che scrive, anzi forse soprattutto se non sei uno che scrive per mestiere, scrivere ti permette di elaborare, di valutare e certe volte anche di superare magari delle cose che devono essere superate. E sempre dalla sua esperienza, perché questi sono dati che vengono, come posso dire, raccolti sul campo, la percentuale donne e uomo qual è? Sono più le donne, ma la partecipazione maschile è in crescita. Quest'anno per la terza edizione abbiamo avuto una partecipazione maschile più sostanziosa dei primi due. Comunque di media le donne sono Le donne sono più portate a trasmettere e a raccontare. Ecco, sono più portate a trasmettere. Questo secondo lei, parliamoci in modo spassionato, diciamo in modo spassionato, questo presuppone una maggiore sensibilità o una maggiore voluptas dolentiae o ancora una convinzione di avere più motivi per raccontare le cose? Ma secondo me fa parte di noi un po' un retaggio veramente ancora non superato, il fatto che la donna con più facilità parla dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, l'uomo per status deve essere più freddo, più contenuto, meno espansivo. Allora questa cosa purtroppo un po' ancora ce la portiamo dietro, però insomma noi diamo il nostro contributo per scardinare questi canoni. Ed è importantissimo. Bene, abbiamo ancora circa 3-4 minuti, siamo già a 8 minuti, abbiamo parlato 8 minuti, il tempo corre. In questo Raccontami di te, voi questi sono i due volumi che diciamo è l'antologia di questo, esatto. Raccontami di te. Io ho conosciuto qualcuno delle persone che hanno partecipato e proprio quelle che, tramite le quali sono arrivato a lei. In questo l'autore che si vede, io lo so cosa l'autore quando si vede o si legge, la soddisfazione, lei l'ha visto perché probabilmente glieli dà lei direttamente, le vede le persone il piacere di quando si trovano? Assolutamente sì, il libro viene presentato e gli autori lo vedono per la prima volta nella sua forma cartacea proprio nel giorno della presentazione, quindi ad agosto, e poi noi li portiamo anche con noi in un tour di presentazioni del libro che in questo momento ha toccato insomma ampiamente la provincia e oltre, siamo andati anche a Siracusa recentemente, e la partecipazione degli autori è proprio un qualcosa che ti trasmette il piacere e l'entusiasmo che loro hanno di vedere rappresentato in modo così forte quello che dal loro intimo hanno consegnato, perché poi le nostre sono tutte storie di vita, quindi sono assolutamente raccontate. Le ultime due domande prima di salutarci. Voi fate una scrematura su quello che presentate, sì? Allora, di base facciamo una prima selezione dei racconti e poi un editing di quelli Seconda domanda e andiamo veramente a chiudere. Qualcuno si è presentato per più di un'edizione? Sì, abbiamo da alcuni autori che quest'anno sono presenti per la terza volta all'interno della raccolta. Quindi, assodato che non credo che voi li abbiate
cancellati per le prime due volte vuol dire che sono validi e che quindi la loro proposta, la loro offerta, perché poi in realtà si tratta di uno che offre parte di sé agli altri, scrivendo bene. Deborah, io sono molto contento di averla conosciuta, mi fa piacere di avere così potuto anticipare la terza edizione e magari ci diamo appuntamento a dopo, a settembre, quando riprenderemo per vedere com'è andata e poi come si lavora per preparare l'edizione successiva. Raccontami di te, terza grazie. Edizione il 13 agosto a Donna Lucata, una delle due anime, Deborah De Rosa. Grazie, grazie buonasera. A voi.